Sì, ragazzi. Allora, parliamo della partita di oggi. Inter Torino oggi mi vedete molto contento perché dico finalmente, 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 finalmente siamo riusciti a vincere. Grande prestazione dell'Inter. Primo tempo, purtroppo ho temuto il peggio perché stavamo sotto 1-0 perché dal calcio d'angolo, dalla punizione dal calcio d'angolo. Andanovic ci ha fatto la papera, mamma mia, Andanovic ci aveva fatto la papera e è andato sull'1-0 e ho detto, ecco qua, mo abbiamo perso, mo ci si metteva pure Andanovic, ho detto vabbè, un'altra partita persa. Primo tempo di merda, mi è piaciuta. Secondo tempo, aia, ottimo, il secondo tempo, ottimo, ottimo. Oggi, devo essere sincero, hanno giocato, oggi erano, anzi, oggi erano una squadra, oggi erano una squadra. No come le altre volte quando abbiamo pareggiato col Verona, abbiamo perso col Bologna. Oggi erano una squadra. Per esempio, oggi Lautaro Martinez ha segnato. Sono contento, perché oggi ho fatto veramente una grande prestazione autorevole, non lo riconoscevo più per un certo punto. E non solo. Mi è piaciuto molto Lautaro Martinez quando Sirigu stava spazzando la palla. Ha alzato il piede, il tacco sinistro. L'ha alzato un altro po', c'è la rete. Regà, vicino dalla porta. Il portiere tipo la sta tirando perché Lautaro Martinez è stato bravo ad andare avanti e ad alzare il piede così. Ha fatto tipo così. Ha fatto così con il piede sinistro. Si è alzato. Mamma mia, un altro po' facevamo il 4 a 1, proprio più bello della vita. Devo dire una cosa, devo solo una cosa rimproverare di Lautaro Martinez, è una cosa che la voglio dire bella di Lautaro Martinez. Lautaro Martinez è forte. Oggi bravo Lautaro, oggi sei stato bravissimo, bravissimo Lautaro Martinez. Oggi prestazione autorevole dove non c'era Lukaku che aveva un problema all'adduttore, però penso all'adduttore, però penso che giovedì ce la può fare per giocare titolare contro la Spal. Oggi devo dire una grandissima, ma veramente una grande, grande, grande prestazione di Lautaro Martinez. Io oggi gli do un bell'otto. Oggi se lo merita perché ha giocato bene. Sanchez, anche lui, ha giocato bene, di un bel 7. Anche se non ha fatto, però comunque ha giocato bene. Insieme a Lautaro, ho notato Sanchez gioca molto bene. Poi, che altro c'è da parlare? Ah, ha segnato Godin. Che. Vabbè, dai. Poi ha segnato, aspetta, chi ha segnato prima? Il primo che sa chi l'aveva segnato? Non, Dio, non mi ricordo. Ah, Yanga! Yanga ha segnato. Yang. Devo essere sincero, bravo, complimenti pure a Yang. Yang gli do un bell'otto pure a lui. Godin gli do un bel 7, oggi 7 pieno. Skriniar appena entrato, subito cattivo. Si è tolto. Cioè, secondo me 7 pure a lui. Deve San De Vrij, vabbè, 9, cioè, no, no, vabbè, non esagero. De Vrij 8, dai. Andanovic oggi 5. Oggi voto 5 perché ha fatto una bella uscita prima. Ha fatto delle parate importanti al secondo tempo. Poi aveva fatto un uscito, però non mi è piaciuta quella papera. Se no era 7. Oggi 5 Andanovic, mi dispiace. Oggi 5. Però le pagine, in realtà le pagine non le faccio mai, però vabbè. Oggi pure. Però adesso abbiamo vinto 3-1 contro il Torino. Ma non è che adesso è finito tutto, non dobbiamo pensare più al campionato. Abbiamo vinto 3-1 contro il Torino, adesso le dobbiamo vincere tutte. Diciamo 2-0, possiamo vincere 2-0, 2-1. Si deve vincere adesso, adesso non si deve perdere manco più una partita. No, ma perché se c'è, perché c'ho quello, c'ho quello, c'ho quello, non c'ho quello, perché non mi comprate quello? Bah, adesso basta. Oggi abbiamo vinto 3-1. Questi 3 punti ci riportiamo. No, ci riportiamo a casa questi bei 3 punti. Oggi 3 punti d'oro, ragazzi. Giovedì mo dovremmo giocare, se non mi sbaglio, contro la Spalla. Devo andare a controllo perché non mi ricordo il calendario. Aspetta, oggi che giorno è? Ah no, oggi è il 13, è lunedì 14. Aspetta un attimo, oggi ho giocato contro il Torino 14 martedì.
giorni di allenamento e ci abbiamo giovedì e non ce la faremo mai allora, non lo so, è difficile vinciamo con la Spal. Certo, è vero che non è una grandissima squadra, però mi fa paura quando giochiamo, facciamo solo due, fa due allenamenti l'Inter, mamma mia. Che gli allenamenti sono importanti. Poi domenica pure contro la Roma, troppe partite, madonna, non c'è su coronavirus. Digerito, scusate. Quindi giovedì abbiamo contro la Spal fuori casa che... No, vabbè, non penso in... Oddio, non lo so, perché oggi abbiamo vinto 3-1, poi è normale che poi Capace l'Inter fa delle figure di merda nelle partite più importanti. Mo' dobbiamo aperto, mo' voglio andare a vedere un attimo la classifica, sono curiosissimo. Riabbracciamo il secondo posto! Riabbracciamo il secondo posto! Sì, avevo ragione allora. Ma forse per differenza di... Mo' sto contento. Però mo' non è finito niente. Adesso abbiamo vinto 3-1. E poi giovedì dopo contro la Spalla dobbiamo vincere. Poi anche contro la Roma. Mo' non voglio pretendere tutto. Però queste partite almeno dove dobbiamo vincere per cercare di concludere la stagione. Il primo posto, vabbè, ci può stare in campionato che andiamo male al primo anno comunque, questo è il primo anno di Conte. Mo' io non vorrei, anzi, io non vorrei che. È vero che avevo detto che Conte lo esoneravano, che ero un po' scontento che Conte prima mi sta un po' antipatico. Però poi mi sono reso conto che adesso non conviene vendere Conte, cioè esonerare Conte, perché questo è anche il suo primo anno con l'Inter. Ci può stare, secondo me ha fatto un buon primo anno, perché comunque all'inizio di stagione andavamo alla grande. Non gli possiamo dire niente. Pure in Champions League abbiamo fatto le nostre partite, nonostante tutto. Abbiamo perso contro il Barcellona, però i primi 45 minuti li abbiamo fatti top contro il Barcellona, c'era solo una squadra. E no, secondo me per ora questo primo anno secondo me non è andata neanche tanto bene, ma neanche tanto male. Certo, si è giocato un sacco di partite che poter, ci hanno bruciato un po' lo scudetto, però adesso ci rimane l'Europa League. E io dico solo questo, Conte, almeno adesso devi vincere almeno l'Europa League. Perché non è difficile vincerla, perché adesso abbiamo un girone facile e adesso avremo anche più giorni, avrai anche più giorni di tempo, quindi vedi come la devi fare la squadra, perché io voglio che vincete giovedì. Ad agosto voglio che la vincete l'Europa League, ci dovete riuscire. Voglio che ci riuscite, non voglio né mane, però solo perché se non mi avete comprato Arturo Vidal, non mi avete comprato quello, quell'altro. Ce li hai i giocatori, c'hai Lukaku, Eriksen, Brozovic, ce li hai i giocatori, Skriniar, De Vrij, Godin, Candreva, Young, ce li hai i giocatori, non puoi lamentarti, c'hai Lautaro, vabbè, c'hai Sanchez, c'hai Lautaro, mo non ti puoi proprio lamentare, non ti devi proprio lamentare, ma non ti devi proprio lamentare, magari ti puoi lamentare se l'anno prossimo andiamo male e ti servono questi, lì sì che ti devi lamentare, ma non mo, adesso no, mo no, che se rigiochiamo dall'anno prossimo, se rigiochiamo sempre da merda, te ne puoi pure andare a fanculo e venisse allegri, però adesso no perché non conviene. Vediamo come si farà l'anno prossimo, speriamo l'anno prossimo saremo più cazzuti di prima, perché secondo me è il primo anno dei Poletti di Conte, ma questo è il primo anno, prima del secondo anno andiamo bene, mo puntiamo almeno tutto sul secondo posto, il primo posto ormai non fa niente, cerchiamo di vincere l'Europa League, giovedì ci siamo impegnati, forza ragazzi. Bella partita per oggi, complimenti a tutti, oggi avete giocato bene. Però Conte, un'altra cosa ti devo dire, fai giocare spesso Eriksen, non lo fa rimanere in panchina. Grazie Conte, ciao.